Era la prima volta che mi visitava lo medico. Mi domandò a brutto muso: "Ce l'hai lo ragazzo? Ci hai fatto l'amore?" Mi ricordo come fosse adesso, diventai tutta roscia e senza di una parola scuotevo forte Presentato la a testa per Macerata dirle. presso la biblioteca Mozzi Borgetti, il romanzo storico di Manlio Baleani, Giuditta da Morrovalle, un incontro curato dal Centro Studi Storici Maceratesi, del quale lo stesso Baleani è socio. La ricerca è durata più di 2 anni, perché tutto parte da una poesia di Giuseppe Gioachino Belli e poi c'è l'approfondimento sul posto per capire quali erano gli usi e costumi del periodo della prima metà dell'Ottocento, per cui c'è tutta una ricerca storica e ambientale che mi consente di fare un romanzo storico in cui 8 personaggi su 10 sono realmente vissuti. E i ritratti di questi personaggi sono addirittura inseriti nel libro. Il conte Pirro Perozzi, di nobile famiglia maceratese, con qualche trascorso giovanile durante i moti del 1820, aveva poi ripreso i suoi studi presso la facoltà di medicina e, laureatosi, aveva sposato nel 1826 la marchesina Vincenza Roberti, sua coetanea. L'anno prima aveva assunto la condotta medica a Morrovalle, dove abitava la famiglia Roberti e aveva conosciuto la sua futura sposa in occasione di un ricevimento che i conti Lazzarini avevano organizzato per presentare il giovane e volenteroso medico ai notabili del paese. È la storia di una ragazza di campagna che va a fare la balia asciutta in casa di nobili e gli scopre un mondo che per lei era sconosciuto, lei che era figlia di mezzadri. Quindi viveva nella fame, nel disagio. E lì ha tante storie d'amore, di innamoramento, e il finale ovviamente è riservato a chi compra il libro.